Entrate, donna Carmè, entrate. No, Sagre, io non mi volesse favorire la donna Concetta, Stella. No, ma proprio se ne sono andata dentro a parlare con Don Raffaello Prete. Don Raffaello Prete? Perché? Ehi, la giudecchia chiamata me stamattina a primura. Mm. Donna Concetta mi ha detto, curra a parrocchia San Damiano. E dincela a Don Raffaello Prete che venisse da me quanto più presto è possibile. Donna Carmè, qua non si trova pace da sabato passato. Sono 6 giorni, caso sentono sullo strillo. Ho biglietti, i 4 milioni, sono soldi miei, non signore, suoi miei. Uffa, perché proprio che non mi fili più resto in dì. Basta, Don Ferdinando non c'è? No, lui è uscito. Ha detto che andava a chiamare l'avvocato. Cos'è pazzo? Ma cos'è pazzo perché, scusa? A me mi pare che Don Ferdinando una cosa la dice. Ma allora voi non sapete il fatto, scusate. Ma quale fatto? Il biglietto appartiene a quel povero Bertolino. Che è isso, sono giugato. Poi Don Ferdinando se n'è venuto. I soldi sono i miei perché il numero te l'ha dato mio padre. Chi lo bada è morto, pensavi usta isso? Uè, nenne, bada come parla, sa? Certi discorsi non sono per te. Si capisce che pensava isso. No, vedete, allora un padre morto, se non penso figlia, a chi deve pensare? Basta, io devo parlare con Don Ferdinando di una cosa molto importante. Ma sa che faccio? Ma me ne vado e torno a nato poco. E se non lo trovi, io ritorno un'altra volta. E chi lo può poter ritardare? Ia, torna Carmè che sta lasciando qua fuori. Nenè, non buttare, non buttare fuori. Cara, una Concetta, ci vuole pazienza. Proprio, proprio, accomodatevi padre, accomodatevi. Grazie. Io conosco il carattere di Don Ferdinando, sarebbe capace di farsi uccidere prima di riconoscere un suo errore. Prodigo, cuore d'oro, tutto amore per la famiglia, ma permettetemi l'apprezzamento, capo tuo testardo. Sì. Vabbè, con calma poco per volta, bisogna fargli intendere che la sua tesi è completamente errata. Gli parlerò io, non vi preoccupate, vedrete che Don Ferdinando cambierà idea. Bravo padre, io perciò vi ho incomodato, quello di voi c'ha molta suggezione. Speriamo. Sono sicuro che vi sta a sentire. Speriamo. Padre, volete bene? Brava cara, grazie. Ci ha messo tanto tempo. Ha già fatto scorrere la fontana, signore, è fredda. Infatti è fresca. È sempre compita la nostra donna Concetta. Piate anche per voi sta bottiglia d'anici perché so che vi piace. Vabbè, ma io poi non voglio abusare, di tanto in tanto così. Guarda, vengo qua, ecco. Vattene fuori tu, va? Permettete, padre. Prego. Stella, figliola cara, non stare così. Tu sei tanto intelligente. Sì, io conosco meglio lui a papà. Chi l'ha detto che non ci ho biglietto a Maria e non ci ho da. Gli parlerò io, ti ho detto, non ti preoccupare. Vedrai che Don Ferdinando restituirà il biglietto al suo legittimo proprietario. Soltanto voi dovete fare una cosa, non dovete urtarlo. E soprattutto non parlatene proprio più. Vedrete che sarà lui stesso a mettere il discorso in mezzo e si convincerà. A lungo andare. Buongiorno. Sì. Oh, buongiorno, Don Ferdinando, buongiorno, caro. Bravo. L'ha mandato a chiamare mia moglie? No, io, no. Quando mai? No, per la verità mi sono trovato a passare così per caso. Ho detto, ma vado a fare un bicchiere d'acqua e anice sopra la donna Concetta. Già, così, spontaneamente. Si è visto nessuno? No. Don Raffaele, l'altra sera sono venuto in chiesa, che bella predica, mi facesse piangere. Sì. Pure Stella piangeva, piangevamo tutti quanti, e che folla. Beh, devo dire la verità, mi vogliono bene tutti quanti. Forse sarà perché io non dico parole difficili e non parlo latino, no? Al popolo bisogna parlare con parole semplici, comprensibili. Io conto di fattarirli, illustro la vita dei santi. Sì, ultimamente ebbe un grande successo con la vita di Sant'Ubaldo, protettore di Gubbio, sì. Parlai dei festeggiamenti locali, dei famosi giganteschi ceri, della benedizione della montagna, veramente bello. Veramente. È venuto? Sì. Come chi? Bertolini? Ah sì, è venuto un momento, che peccato padre, che non mi ci sono trovato, che peccato. Veramente un peccato. Venerdì è interessante, venite venerdì sera, parlerò su Sant'Agostino. E che ha detto? Chi? Sant'Agostino. Scusate, Raffaele, dillo, come si chiama? Bertolini. Ah, sì, dai, rimasto di salute. Padre, poi mi devo venire a confessare, sto trascurando un bisogna po' per la verità. Grazie di Dio. Ho il biglietto, non ce l'ho. È inutile che cambiate discorso. Ah, vabbè. Il biglietto io non ce l'ho. Sì. I soldi non lava. E quello sa che ha detto. Ha detto che lui non ti denunzi perché sei il padre di Stella. Ma che se bonariamente tu gli restituisci o biglietti se ti regala 100.000 lire. Guardate, ma fa l'elemosina. Ma perché fossero i tuoi i soldi? Sono dei miei, sì. Stella. Vi hanno raccontato il fatto? Sì, mi hanno accennato qualche cosa. Sono soldi miei. I numeri glieli ha dati mio padre. Mo biglietto l'ha giocata Maria che i soldi suoi. Tu state zitto, sennò ti piglia schiaffo nata voi. Come? Pigliava schiaffo, ogni tanto piglia schiaffo. Sei calda zitto, i soldi suoi. L'ha portato nel paese. Guardatelo. Sono stato dall'avvocato. Non c'era.
L'ha lasciato un biglietto con l'indirizzo. Prima che mi fa causissa, a me ce la faccia io. Sì, ma una bella causa. Permettete, padre, io me ne vado a venire. Andate, andate. Andate, una consiglia, andate. Vieni qua, stella te, piange sempre che la creatura. Scusate, padre, permettete. Vieni qua, mamma, non ti piglia a collare. Che il papà, quando vede quel biglietto, non sa perché se ne fa. Lo piglia e ce lo dà. Stai fresca. Ce lo dà. Stai lustra. Ah, benedetto signore. Don Ferdinando, siete stato dall'avvocato? Sì, sì. E lo state aspettando qua? Lo sto aspettando. Ma se è illecito, che direte all'avvocato? Che mi vogliono ingannare, che stanno facendo tutto il possibile per commettermi una truffa. Chi? Ma come chi? Mario Bertolini e compagni. Compagni? E chi sarebbero i compagni? Mia moglie e mia figlia. Oh, Don Ferdinando, scusatemi, ma da quanto mi hanno raccontato, non mi pare che possiate parlare di truffa o inganno. Questo non lo possiamo assodare né io né voi, ci vuole la persona di legge. Ma mettete a fare una causa, non sapete come riesce, cominciate a scorciare. Fino all'ultimo soldo l'ho dichiarato, poi mi voglio vendere gli occhi, le scarpe, ma voglio dire. Don Ferdinando. L'avvocato Lorenzo Strumillo. Ah, avete visto? Fatele entrare. Sì. Fate come volete, Don Ferdinando, pensateci però. Aspettate, perché ve ne volete andare? State presenti, anzi mi fate piacere, questo è... Sì. Sì, è un avvocato principe. Entrate, avvocato, sì. Entrate. Prego. Buongiorno. Signor Ferdinando Quagliolo. Sono io a servirvi. A favorirmi. Lorenzo Strumillo. Il nostro comune amico mi ha parlato di voi. Ed eccomi qua. Sì. Dunque, di che si tratta? Ecco qua. Voi siete venuti pure a casa mia. Oh, due volte. Ma io non ci sto mai a casa. Lo credo. Permettete, vi presento l'avvocato Lorenzo Strumillo, qua, che è venuto per la causa. Molto piacere. Don Raffaele Console, parroco della parrocchia di San Damiano. Bene. Molto piacere. Prego, il piacere è mio. State comodo, padre. La parrocchia di San Cosimo e Damiano. Sì. Conosco, una bella parrocchia. Sì. Figuratevi che in quella parrocchia sposò la buon'anima di mia nonna. Ah, sì? Come no? E noi in famiglia abbiamo avuto due preti e un canonico. Bravo. Sì, e anche io ho studiato in seminario. Bene. Papà voleva per forza che io facessi il prete. E così l'avessi fatto. I libri di stanno pure. Come no? Ma io all'epoca ero già fidanzato con la mia attuale moglie, dalla quale poi mi sono diviso legalmente, sì, che va fa. Ogni tanto mi porto a Brea, a piccerillo, io ho tanto da fare. Ma la vita è bambino, un turbine, grande, è un turbine la vita, E mi faccio l'avvocato, del resto c'è affinità tra di noi. Io assisto i vivi e voi i morti. No. O prete l'avvocato. No, scusate, non è esatto quello che dite, no. La nostra prima missione è quella di assistere i vivi e di confortare i moribondi quando l'avvocato se la squaglia. Già. Dunque, Ferdinando, io sono tutto per voi. Accomodatevi. Sediamo. Eccoci qua. Dunque, avvocato, si tratta di una truffa. Una bella truffa che mi vogliono commettere. Io ho vinto una quaterna di 4 milioni. Auguri, grazie. Con quattro numeri che mio padre ha dato a un certo Mario Bertolini. Il biglietto vincente ce l'ho io. Fatemi finire. Scusa, se no io mi imbroglio, l'avvocato non capisce. Parliamo uno alla volta. Ecco, meglio uno alla volta. Scusate. Adesso questo Mario Bertolini dice che il biglietto è suo. Capito? Che la vincita aspetta a lui, a me mi vorrebbe dare 100.000 lire. E voi non mollate. Non mollate. Don Ferdinando. Sto Mario Bertolini deve essere un pazzo sicuramente. È malato. No. Il biglietto lo avete voi? Io, sì. E allora ritiratevi la vincita e chi si è visto si è visto. Già, ma questo Mario Bertolini, quelle carogne. Dunque, c'ha i testimoni. Testimoni? Sì, falsi. Falsi? Sta d'accordo con mia moglie e mia figlia, voi capite? La moglie il sangue mio, il tradimento in casa, questa è una tragedia greca. Ma che volete sapere? Dice che il biglietto lo ha giocato lui con i soldi suoi. E invece lo avete giocato voi? No, l'ha giocato lui. E allora? Guardate, ma i numeri glieli ha dati mio padre. In presenza di Don Ciccio il tabaccaio. Ah, ho capito, lo ha giocato lui, ma con i soldi vostri. No, con i soldi suoi. Con i soldi suoi? Lui praticamente è andato e si è permesso di giocare. Guardate, io ad occhio e croce, vero, non posso darvi un parere preciso come vorrei, vero? Mi piacerebbe però studiare la questione proprio nei minimi particolari. Dunque l'ha giocato lui con i soldi suoi.
Il biglietto non è stato neanche giocato in società, no. È vero, perché pare che tra voi e questo Mario Bertolini non esistesse nessuna intesa a priori. Io l'ho saputo dopo. Dopo. Però, lui vorrebbe riconoscervi un premio di 100.000 lire. Bravo. Ecco, è cosa da zappo, coppie di piede, come diciamo noi. Scusa, a titolo di che mi vuoi dare queste 100.000 lire? Dunque, poi, siccome voi mi dite che il biglietto, i numeri, anzi, gli sono stati dati da vostro padre, in presenza di un testimone, io penso che qualche cosa possiamo ricavarne senz'altro. Ad ogni modo, voi seguite la vostra strada, ritiratevi il premio. E se questo Mario Bertolini volesse agire legalmente, ecco, noi chiameremo in causa Don Ciccio il tabaccare e lo facciamo correre no, a Don Bertolini. No, non viene. No, non viene. No, non può venire. Ferdinando, mi hanno appigliato i carabinieri. E come fanno i carabinieri? È morto. È morto. Don Ciccio il tabaccaro. Don Ciccio il tabaccaro. È morto Don Ciccio il tabaccaro. Sì, sì. Che peccato. Un testimone è importante, va a morire. E allora vostro padre stesso dovrebbe dire ai giudici... No, papà io... pure è morto. Pure papà? Sì. Mi dispiace, condoglianze. E da quanto tempo? Mio padre? Dunque, papà, sembra ieri, come passa... Dunque, mio padre sono 2 anni che è morto, da 2 anni. Don Ciccio il tabaccaio da 18. Ehi, 2 anni e 18 anni? Sì. Scusatemi, Ferdina, il biglietto vincente quando è stato giocato? Mo, sabato scorso. Sabato scorso? Sì. E allora com'è possibile che vostro padre, morto da 2 anni, abbia dato i numeri a Bertolini adesso? Mamma mia, ma voi siete napoletano? Come no? E allora lo dovreste sapere, i numeri chi li danno? I morti, come li possono dare? In sogno. Allora è un sogno. Non ho capito. Scusate un momento, mi permettete, scusate un momento. Caro avvocato, questo Mario Bertolini ha sognato del padre di Don Ferdinando, il quale gli ha dato questi 4 numeri, in presenza di Don Ciccio il tabaccaio, anch'egli a suo tempo defunto. Ma allora il sogno è di Mario Bertolini. Ora voi per favore, un momento. Fatemi parlare, se non finisco di raccontare tutto all'avvocato, lui come si può rendere conto? Non è suo il sogno. Non è suo, perché questo Mario Bertolini, sentite, abita la casa dove io abitavo con mio padre e che io lasciai dopo la sua morte per venire ad abitare qua perché quella casa mi faceva impressione, capì? Ora mio padre, povero vecchio, credeva di trovare me in quella camera. Non si è accorto invece che a letto non c'ero io, ma c'era questo Mario Bertolini. Infatti non ha detto Mario gioca questi numeri, perché mio padre Bertolino lo conosceva benissimo, avrebbe detto Mario, è giusto. No, l'ha chiamata Picceri, perché mio padre a me così mi chiamava, Picceri, in quella stessa camera, in quella stessa casa. E poi io posso provare con 1000 testimoni che mio padre aveva grande antipatia per questo Mario Bertolini e che mai e poi mai gli avrebbe dato una quaterna sicura di 4 milioni. Non c'è Dio. Sentite, Don Ferdinando, a me la cosa mi sembra sballata assai. Scusatemi, io che cosa vado a raccontare ai giudici in tribunale? Don Ferdinando, scusate, vostro padre, buon'anima, è apparso in sogno a Bertolini e gli ha dato questi numeri. Ora, rispettate la volontà del defunto, che in fondo ha voluto venire incontro anche a vostra figlia. Come sai? Già, perché pare che i due giovani... si amino. Ma cosa? Non si amino, no, io non voglio. Che significa? Ho sentito dire. Ma ho influito sull'avvocato, che sembra impressione. Per favore, scusate. Oh. Ma come rispettate la volontà del morto? Naturalmente. E guardate, io perché ho chiamato l'avvocato, principe del foro, questo avvocato, voi lo volete? L'ho visto. E poi per far rispettare la volontà del morto. Ma in che modo? Ma è proprio quello che dite voi. Scusa. Oh mamma mia, guardate. Non capisco. Vabbè, fatemi. Insomma, la buon'anima, va bene? L'avete detto voi, non l'ho detto io questo. Sì. Avete detto, la buon'anima è apparsa in sogno a Bertolini e gli ha dato i numeri sicuri che sono venuti. Voi, avvocato, numeri difficili, 1, 2, 3 e 4, dove si è visto mai una quaterna di questo genere? Sì, ricordo. Preciso, deliberate per arricchire una persona. Dal momento che ci troviamo a parlare di anime, voi mi potete dare una spiegazione perché siete della partita. Come della partita? Che sta trattata? Che faccio cantarire? Non fa dire, io sono un sacerdote. Ma che avete sempre a che fare? Pregate, anima santa, cose, eccetera. Io le invoco indegnamente. Che le invocate, avvocate? Sì, posso darvi qualche delucidazione. Va bene, voi invocate, ma rispondete a quello che vi dico io. Vi rispondo. Mi potete dare una spiegazione? Sentiamo. No. Voi sapete... se io faccio mai mancare le candele e la lampada davanti all'immagine di mio padre al cimitero,
Voi sapete che io ogni venerdì vado al cimitero e ci vogliono 500 lire di tax sia all'andata e 500 al ritorno. Dunque, metteteci 200-300 lire di fiori, in media 200 lire sono 1200. Quattro messe al mese. Sì, sì. Le faccio dire proprio a voi, se dico bugie mi potete smentire. Per la verità. A 100 lire l'uno sono 400 lire. Ogni venerdì io non me ne dimentico mai. E fate bene, fate benissimo. Io ho sempre apprezzato e lodato il vostro atteggiamento nei riguardi della buonanima di vostra madre. Ogni venerdì sono 1200 lire, sono precisamente 4800 lire al mese. Più 400 di messe sono 5200 che io spendo proprio per questa funzione. Me le tocco di bocca come se non esistessero. Io faccio proprio finta di non guadagnare. No. È ammirevole. Beh, ed è ammirevole. Hai tanti sai che è ammirevole. È stata l'anima santa di mio padre che è apparsa in sogno a Bertolini. Pare. Oh, no, pa, è stato voi, così hai dritto. È stato. Dunque, questo mondo dell'aldilà esiste sì o no? Ma certamente che esiste. E non dovete offenderlo con i vostri dubbi. E allora? Allora che? Come? Io spendo 5200 lire al mese per messo, fiore, lumine, candele, trasporto per mio padre defunto. Beh? È il defunto. Padre legittimo mio, piglia una quaderna sicura, i 4 milioni a portano estranei. Allora, ma non è possibile, no? Che cosa la dici? Non in grana, non è. Se voi mi dovete convincere, ma con altri argomenti, perché sennò io non capisco, ma. Mi dovete dire che c'è stato un disguido. Chi lo sa, forse mio padre nell'oscuro non ha visto bene, non ha riconosciuto, si è imbrogliato, si è imbriacato. Quello era rimbambito quando era vivo, figuriamoci, mo che è morto. Oh, Fernando. E se è sbagliato e manguaiato e mi ha fatto passare chi storice, perché se è stato come dite voi, vedete, proprio deliberatamente ha voluto dare la quaderna a Bertolini. Ah, Raffè, è stata una cattiveria che io da mio padre non me l'aspettavo. E si deve assodare, la tranquillità, ma questo si deve assodare. Se c'è stato o no malafede da parte del defunto. È una parola. Allora, risponde da adesso. Che mi devo rispondere? Non vi imbrogliate però, che io tengo a pelle. Ma che mi devo imbrogliare? Don Ferdinando, scusatemi, ma come parlate? Io non vi capisco, voi mi sembrate un pazzo. E io pazzo divento se voi non mi date una spiegazione. Le messe. Bravo, le messe. Io caro Don Ferdinando. Le messe che io vi do. Ecco, le messe si fanno dire in suffragio dell'anima di un caro estinto. Ma non è assolutamente consentito farne una speculazione. Anzi, io vi dichiaro in presenza di testimoni che se è con questa intenzione che voi osate ordinarmele, io non le dico più. Francamente, scusatemi, ma se per ogni messa che in fondo costa 100 lire si volesse accampare il diritto di vincere una quaderna di 4 milioni, non ci sarebbe più proporzione e lo Stato andrebbe al fallimento. Certo. Ma cosa c'entra l'anima? Ma Bertolini ha sognato, è vero. I quattro numeri sono il frutto della sua fantasia. Guarda che c'è? E l'anima e la fantasia non è la stessa cosa, questo che cos'è? Cos'è? E allora la fantasia che cos'è? Spiegatemi la fantasia che cos'è? Don Ferdinando, io ho detto l'anima per avvicinarmi, scusatemi, è vero, alla vostra comprensione, alla vostra mentalità, perché disgraziatamente la maggioranza pensa proprio quello che voi avete pensato. Ma per carità, ma non bisogna assolutamente confondere il prodigio con l'interesse egoistico della nostra vita terrena di tutti i giorni. Ma cosa c'entra l'anima? È sempre la fantasia che lavora. Io mi sto domandando che cos'è la fantasia. Spiegatemi la fantasia, non è tutta la stessa cosa. Ma che cosa? Che cosa? La fantasia. Che è la fantasia? La fantasia potrebbe essere un residuo di immagini che continuano a vivere sovrapponendosi frammentariamente fra loro nel nostro subcosciente durante il sonno. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Ma non ne siete sicuro. E allora? No, perché? Questo mondo dell'aldilà che abbiamo detto prima, le candele, le messe. Poi come ce l'ho fatto dire pure cantare. Ma cosa c'entra questo? La musica e voce bianca. No, Ferdinando, voi che volete da me? Ma come che voglio? Che volete da me? Ma che la festa? Io sono un servo del mistero, che potete definire con una sola parola. Mistero. Mistero. Sentite, io non posso portare in tribunale l'anima di vostro padre, il mistero e la fantasia. In tribunale occorrono prove, testimoni, carta bollata. Voi avrete tutte le ragioni possibili ed immaginabili, ma i giudici non si possono mettere a correre dietro al mistero dell'anima.
Sentite a me, don Ferdinando, pigliate un biglietto e restituitelo al legittimo proprietario. Che è la migliore delle cose. E contentatevi delle 100.000 lire che vorrà Mario Bertolini, che l'avete trovato in terra. Allora. E con questo vi saluto. Ma dove andate? Piano, Ferdinando, o siete srombo. E voi ci lasciate così, parliamo. Ma noi che parliamo a fare? Non c'è niente. Non sono tutelato. Ma che sarebbe tutelato? Oh, vi ho detto, in tribunale occorrono testimoni. Viene lui, viene il sacerdote. E che viene a dire? Viene a dire che mio padre mi chiamava Piccerito. E facciamo la causa lo Piccerito. Avvocato, ma io sono un cittadino che paga le tasse. Ma tutti quanti paghiamo. E devo essere tutelato, io chiamo un dottore dell'ordine, voi siete un dottore. Io ho un dottore, sono dell'ordine, sono un avvocato. È una causa sballata, non posso difendervi. E poi vi ho detto, in tribunale occorrono prove testimoniali, carta bollata, montagne di carta bollata. C'è la carta bollata. Si capisce, e io la compro la carta bollata. Gesù, ma che parla, Francesco? Ma che ho detto che non voglio comprare la carta bollata? Non perdina, ma che facciamo? Portiamo la carta bollata in bianco? E come il presidente sa portare voi come si può? Ma come si può? Si scrive, si vede. Scriviamo, si scrive. E chi scrive? Voi che siete l'avvocato. E io non so scrivere. E fai l'avvocato. Ma sono scordato a scrivere. Non so scrivere. Ma metto a scrivere le cose sballate che mi dice lui. Ma chi sa? Datevi bene. Ma questo non è un avvocato che si fa tre sordi. Non sa scrivere, come un avvocato che non sa scrivere. Sentite a me, don Ferdinando. Ah, l'avete sentito, ha detto non so scrivere. Vabbè, l'ha detto per modo di dire. Dopo partita mia San Bruno, lasciate perdere. Tanto è denaro che rimarrà in famiglia. Beh, io me ne vado, eh? E spero che le mie parole trovino la giusta eco nel fondo del vostro animo. Sì, io l'ho capito. Per me esiste l'anima e per Bertolini la fantasia. No, non dite sciocchezze, soprattutto non facite pigliacolera che la povera donna Concetta. Non vi ostinate. Errare umano, dimenticare divino. Vabbè. Io vado, spero che oggi passate per la parrocchia e mi portate una buona notizia. Sì, parrocchia. Buona giornata, don Ferdinando. State va bene, oh Rafe. Mamma mia, tutti d'accordo, tutti quanti d'accordo. Ma io non mollo nemmeno se m'ammazzo. Ferdinando. Che vuoi? Niente, voglio dire una cosa. Sto parlando solo e tu intervieni, interrompi, che vuoi? Parla. Fuori c'è stata una Carmela stiratrice. È venuto pure prima, ma voi non ci stavate. Lo può parlare. Dai, io parlo di stiratrice, ma mo parlo di stiratrice. Ma che volete a me? Avanti, che volete a me? Falla entrare, avanti. Sì. Entrate, donna Carmela, entrate. Ah sì, donna Carmela, avanti, di cosa tratta? Buongiorno, don Ferdinando. Che c'è? Vattene pure tu. Che fai? Che si mette in camera? Voi mi mettete, quando mi aspetta. Ah. No, donna... Scusate, donna Carmela, se è una cosa lunga se ne parla un'altra volta, voi mi sedete? Io sono nervoso. Ma che? Voi passiate, vi la già dicere mo. E chi potrebbe dormire la notte? Quelle sono cose di coscienza. E poi? Quello vostro padre non mi ha raccomandato altro. Domani mattina portali basciata a Ferdinando, mio figlio, senza meno, responsabilità tua. Me l'ho sognato, don Ferdinando. Me l'ho sognato. A papà. Ma così naturale che tutto il resto della nottata io non ho potuto più dormire, tante delle impressioni. Ma quanto era bello. Con quella bella camicia rossa, come quando si metteva a leggere il giornale fuori il bangalotto, vuoi ricordare? Ma come non me lo ricordo. La prima cosa mi ha detto, Carme, sto stanco, fammi assettare un po'. Ma vi pare, ne don Savè, fate come se fosse casa vostra e sei seduta a Piero lì. Poi dice, Carme, io ti conosco da tanti anni, so che sei una donna fidata e tu sola mi puoi fare un grande piacere. E sudavo. Dite, don Savè, tu devi andare da Ferdinando, mio figlio, e gli devi dire che la quaterna secca aspetta is, perché quando io entrai in quella camera non mi potevo mai immaginare che ci trovava Mario Bertolini. Isaccio, co biglietto o tenis, non si facesse fasceme, non si facesse convincere di chiacchiere perché io numeri non ne posso dare più. Ah, e perché? Perché ne don sapevo, perché? Perché siccome ho sbagliato, sto in punizione. E servizi di questo genere non me ne fanno faccio. Non lo comandano più oramai. Si è fatto schifare pure là sopra, Pomaritta, ne Carmè, ma tu da vista scurda? Voi pazziate, ne don Savè, domani mattina il primo pensiero vado da vostro figlio. Ve l'ho accompagnato fino a fuori la porta.
Ah, mi ha domandato pure mio marito come stavo, sapete? Oh, l'ho fatto luci in mezzo alle scale e quando ho sentito chiudere il portone mi sono svegliata. Mamma mia, Don Ferdinand, io mi sento ancora questa mano tutta bagnata di quando mi ha salutato. Ma quello non è stato un sogno, quello è stata una visione. Io ci ho parlato come stiamo parlando io a voi, muovrita così. Non mi facete far scemo, Don Ferdinand. Questo, secondo Don Raffaele, il prete sarebbe fantasia questa qua. Ah, fantasia. Ditemi una cosa, donna Carmela, voi siete pronti a ripetere in tribunale quello che mi avete detto qua adesso? Ecco, mi mette paura di qualche lui. No, e se mi fa che quando è il momento vi suggestionate qualcuno vi minaccia. No, 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 non dubitate. Io mi impegno. Impegnatevi, io vengo a dire la verità. Io non me ne incarico. Io vi ringrazio di quello che mi avete detto e vi sono riconoscente. Bene. Statevi tranquilli. Il biglietto ce l'ho io. In possesso mio. Ma nemmeno uno squadrone di cavalleria mi toglie il biglietto dalla tasca. Anzi, mi fate un piacere, ce lo dite pure a mio padre, casomai lo vedete stanotte, sì, se viene. Signore, insomma, sì, signore, stanotte se lo vedi ce lo dico. Di nuovo, grazie tanto. State a bordo. Don Ferdinand, io sto qua. Ah. Che voleva, donna Carmela? Sono affari che non ti riguardano. Basta, Don Ferdinand, io stanotte mi sono sognato a vostro padre. Pure tu. Perché pure voi avete sognato. No, sono affari che non ti riguardano, che vuoi? Beh, io veramente però non ho potuto raffigurare bene, se era vostro padre o no. No, e chi era? Era uno che stava in manica di camicia. Una camicia rosa? No, una specie di lenzuolo, come se fosse un camice lungo, ma non era isso. Non era mio padre, no. E chi era? Aspettate, poi mi ha mostrato un biglietto grande, un bungalow. Allora, è mio padre? No, non era lui. E chi era? Poi parlava della quaderna, che sa. Era o non era? Mi ha cacciato la lingua, poi a un certo punto si è seduto a terra e sudava. Passava. Era mio padre, si era cambiata la camicia. Sì, stanotte teneva la camicia, allora poi ha sudato, ha cagnato, vabbè. Ma non hai capito quello che dai? Veramente, non ho potuto. Sei rimbambito. Vabbè, ma a me la testimonianza di donna Carmela mi basta e soverchia. Ma in ogni modo io mi sono informato bene, no? Ma non c'è niente da fare. Il biglietto con la corrispettiva vincita spetta a Mario Bertolini. No, vedi, sei un altro traditore. Chi te l'ha detto, si imbasciato? Ma con chiunque ho parlato, tutti la stessa cosa. Hanno detto. La signorina De Bias, un scartellato, Don Giovanni il barbiere, anzi, uno che si stava facendo la barba, inteso il fatto, ha detto, un momento... Qua se non consegni il biglietto passa un brutto quarto d'ora. Oh, ed era una persona seria. Ma insomma, buon guaiana famiglia. Ma senta a concetto, va. Dammi la me sto biglietto. Ciò porti a Bertolino e così non fai nemmeno una brutta figura. Ecco, se no... Chi, hai capito? Chi lo Ferdinando ha scherzato. Ma è finito scherzo e basta. Se no faccio una brutta figura. Invece brutto. Tu vai, aggiusti la faccenda e mi fai fa bella figura tu. A me. E dici pure io. E come c'è? Tu fai buona figura... Non mi manda in galera, non mi manda, era attaccato a corte, va, dimmelo poco tu, dici? Bertolini dove sta? Abbasso il bungalow. Tutte le mattine scende a orario preciso per il suo dovere, come se niente fosse successo. Se capisce, è naturale. Quello sta sicuro, dice, non appena Don Ferdinando si ritira il premio, io lo mando in galera. Questo con la sua legge, ma c'è la mia legge, c'è la legge mia. Voi? Dite a Bertolini che venisse immediatamente qua. O volete mo? Beh, qua, ne rimane. No, dico mo. Ho detto immediatamente, è meglio mo, è immediatamente, subito, significa mo, sta staccato già con Bertolini. Ricordate il concetto, chi ha da fascema a Ferdinando Guagliolo non è nato ancora. Sì. Non è nato ancora. Qua suo portafoglio con biglietti. Pigliati. Io no, Bertolini suo figlio. Sta qua, nel portafoglio. Bertolini se lo piglia. E addosso sta? Che cosa? Un biglietto. Come addosso sta? Un biglietto. Che è? Madonna. Un biglietto, addosso sta? Ferdinand. Io non trovo un biglietto, tu capisci? Gesù. Non trovo un biglietto. Ferdinand, un biglietto, hai perso un biglietto. Ah, dove avete messo il biglietto? Io che ne sa, ce lo tenevo tu. Lo tenevi, e poi l'avete fatto sparire, stanotte avete fatto piezza lavoro. No. Caccio il biglietto. Oh, mamma mia. Non ce la faccio il biglietto perché io non guardo in faccia a moglie e a figli. Ma non gli ho dato a Ciro. Io ti scanno, io ti mando in sogno a Bertolini, ricordati. Ma io non tengo biglietto, mamma mia, vuoi andare tutto quanto. Non ho dire tutto biglietto. Quanto, guarda in da che lata giacca, fa quale giacca? Che la giacca che teneva ieri. Questa qua, no, non c'è niente, non c'è niente, ho guardato in tutte le tasche. La sacca, che era la penna, che l'ero portafoglio, l'altra tasca, l'ho guardata nell'altra tasca. Che l'era le sigarette. Non fumo. Che l'era gentisina, quella delle madonnine. Sono finite le tasche, quante tasche? Quelle dei madonnini, che cosa? Sono finite le tasche.
Mamma mia, calma, Ferdinando, andiamo a me. Guarda, tu mo stai troppo alterato, stai nervoso. No. Sì, più tardi, tra poco ti calma. Più tardi. Cercammo lo trova. No. Si può dire, bro. Più tardi. Rogien, si deve trovare adesso. Sì, adesso. Come andate, signor? Chi è? Che buon visto? Margherita Cameriere. E che c'è fa? Chi ti ha chiamato? Poi a me io ho sentito... Chi ti ha chiamato? Che brutta maniera, venite, ma insomma, si può sapere che è successo? Che è successo? Ho biglietto, io ho perso un biglietto! Ho biglietto ma? Ah, ben fatto, mi fa piacere. Guarda, ho perso un biglietto, signor. Ho perso un biglietto. Ma voglio vedere come combinate. Chi ci crede che avete perduto un biglietto? Chi ci crede? È che l'ho perduto. Guardate, me l'avete rubato. Sì, io tengo i ladri in casa, sono circondato da ladri. Ovvero? Sì, ma... Bisogna figliolo onesto, sapete, signor? Li mando in galera, figliolo onesto, papà primo, sì, sì, onesto. In galera ci andate voi. Voi andate in galera, perché mi arriva denunzia a favore. No, che cosa? Non accetto la denuncia. Non posso accettare, no, siamo andati in galera voi perché voi non conoscete le leggi dei codici. Io sono interrubato. Io ho denunciato, non appena io ho denunciato. Silenzio! Che cos'è questo sopravvento? Andiamo dentro, nell'altra camera, perché questa è la camera di passaggio, via gente. Dobbiamo andare nell'altra camera. E perché? Perché vi devo spogliare e vi devo perquisire. Ah, guardate, signor, si capisce? Vi devo vedere. Andiamo nell'altra camera. Non c'è nessuno. Entrate. Don Mario, io non vorrei farmi vedere subito da Don Ferdinando. Capirete, è stato lui il primo ad interpellarmi. Sembra brutto, vi pare? Ma che c'è di strano, scusate? Voi l'avvocato fate. Io invece di dire che siete venuto voi da me, dirò che sono stato io che vi ho pregato di assistere. Benissimo, ecco, almeno salviamo la faccia, vi pare? Vabbè. Ad ogni modo, voi adesso non lo istigate, vero? Fatelo parlare così, finché vengo io con i testimoni e allora se ne parla. Sì, va bene, così farò. Io mi chiamo. Adesso voglio tutto, le scatole capite, voglio le scarpe perché devo visitare da tutte le parti. Che sta, Don Ferdinando? Le vergiò la terra. Che è successo? Io non ci faccio carriette con lo raga. Ma che sta? Sì, che è stato? Mi hanno rubato il biglietto. Voi che state dicendo? Mamma mia, come si fa quello Bertolino sta fuori? Sta fuori? Sì. Bravo, hai capito? Mamma mia. Bravo, tu capisci che quella carogna, quello mi denunzi, mi manda in galera. Come no? Nessuno ci crede, perché dice non si poteva ritirare il premio. Ha distrutto il biglietto, l'ha fatto apposta. E come si fa? Quello mi denunzia, adesso mi devo difendere. Ma non è colpa mia, mi devo difendere. E come fa? Come faccio? Ecco qua, oi. No, Don Ferdinando, guarda sta rivoltella a me. No. Ecco, voglio fare una tua. Che faccio qua? Io lo minaccio solamente. Ma che dovete minacciare? Voi state troppo nervosi. Lo devo costringere a fare quello che dico io. Ma no, voi nervosi che state, potete sparare, passate nuovi. Che facciamo? Lo guardate alla cosa. Lo guardate alla propria amica. Il appena per la rivoltella, diventa una carogna. Sentite un consiglio mio, andate a conservare. Cioè, che sta nervoso, può darsi con spare veramente, ma se non vuoi. Usatelo. Ma scarica. Ecco, forse è meglio. Scarico. Così. Mettati lì in casa. Ma sì, lui. Faccio passare. Sì, fallo passare. Non ce la fate vedere proprio a rivolta. Non c'è benzina. Ecco qua. Io sto qua. Che mi dovete dire? Come vedete sto scrivendo, non posso parlare con voi. Dovete aspettare i comodi miei. Sono poche parole, le devo scrivere. E aspettiamo. Sì. E sono cose che vi riguardano pure. Aspettate. Aspettiamo. Ecco qua. Dunque, Bertolì, qua è nato un fatto nuovo. Io sono stato vittima di un furto, mi hanno rubato il biglietto. Ma avete fatto rubare il biglietto? Io. Ma hanno rubato. Non per dire, voi me lo dite con questa calma. Per dire, ma vi sentite bene? Sì. Che ne sono 4 milioni? Ma vedete bene, l'avessimo messa a qualche posto e non vi ricordate? No, è smarrito proprio. Ma che smarrito? Venite pure. Non ce l'ho il biglietto. Che ne sono 4 milioni? Madonna, che disgrazia, 4 milioni. Ma voi perché vi affliggete? Hanno rubato a me, non a voi. Già, ma sono i soldi miei però. Sì, è mio. E soldi tu? È mio. Sentite, mo facciamo in questo modo. Siccome non posso andare in galera per una carogna come voi, che siete una carogna.
Perché io vi conosco, voi scendete da qua e andate a denunziare subito la cosa. Adesso questa dichiarazione che io ho preparato, la copiate di calligrafia vostra e la firmate. No, 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 mi dispiace, ma io senza il mio avvocato non firmo niente. Uten l'avvocato. Dite anche l'avvocato. Falla a te, Bertolino con l'avvocato. Con l'avvocato. Io come ha fatto pure a me? Dove scrivo, ma? No, no, non scrivo, non firmo niente. Scrivo. Io non firmo. Tu scrivi. Io non firmo. Ma no, scrivi. Andiamo piano, parliamo con calma. Parliamo con calma. Dunque, caro Ferdinando, voi dite che il biglietto l'avete perduto, che se ve l'hanno rubato. Non lo so. Io non ci credo, come non ci crederà nessuno del quartiere. Perciò, come vedete, tengo il coltello dalla parte del manico. Facciamo una cosa molto semplice. Fatemi sposare vostra figlia Stella. Tirate fuori il biglietto da dove l'avete nascosto, così i soldi restano in famiglia. Io il biglietto non ce l'ho. No? No, ma pure se io tenessi. Se tu me ne mettessi a disposizione 10 quaderni, io ti direi sempre no, a mia figlia non dà sposa. Tu puoi vincere i terni e le quaterne, ma le figlie degli altri non te le puoi sposare. Ci vuole il consenso. E beh, un fratello, mamma facita, potessere per me. Che fai? E che già fa? Che posso fare? Scrivi, scrivi. Sentiamo questa dichiarazione. Sono due parole, scrivi. Sentiamo, sentiamo, voglio sentire prima. Illustrissimo Don Ferdinando Quagliuno. Ma che sì, tuo ministro delle finanze. Ah, amico, vicino a te sono illustrissimo. Va bene. Sono molto dolente se avete avuto dei fastidi per me in questi giorni. Tengo a dichiararvi che tutto quello che si è detto intorno alla vincita dei 4 milioni è falso. Il biglietto vincente spetta a voi perché voi solo ne siete il padrone e il dominatore assoluto. Tengo poi a dichiararvi che per quanto riguarda le marchette e la liquidazione potete ritenervi sciolto da questo impegno perché me l'avete dato pro manibus. È fatta. Ci metta la firma e te ne vai, va. Non Ferdinando, facite ridere. Ti faccio ridere, ma ti faccio chiare. Non Ferdinando, voi avete la febbre. No, no. Sì, sentite a me, non vi imbrogliate più assai, non vi imbrogliate maggiormente. Dunque, ascoltatemi bene, la situazione è questa, è la seguente. Voi dite che il biglietto l'avete perduto? Non lo so, ma l'hanno rubato, male. Perduto. Ve l'hanno rubato? Peggio. L'avete nascosto? A un partito peggio ancora, perché io vi mando in galera. Vabbè. Prima che tu mi mandi in galera, che io ti tiro tutti i sei colpi rivoltelli in da panza, carogna. Quaglio, voi siete pazzo. Io ti sparo. Io aspetto che mi sparate, ma non firmo. Io tiro. È tirato. Se io tiro, tu muori. È che sto scemo. Si capisce che se tirate, muore. Posso tirare? È tirato. Via, aprite. Qui è il mio petto, forza. Ma tu sei un incosciente, ma come qui è il mio per, ma che si Gioacchino Muratto? Mannaggia, vita mia, ma tu, io ti sparo in da capa. No, in da orecchia è meglio, in da orecchia. No, io ti sparo in do naso. In bocca allora, Io aspetto un altro poco, ma fammi piacere. Ci ha pensato, non farti là, non mi facete passare Non ti importa, non ti importa. Non mi importa, sparate, ah, facite un breve. No, io non ti sparo, io che si da... Andiamo ancora. Bravo il signor Ferdinando. Sì. Ferdinando, il signor Mario Bertolini ha voluto la mia assistenza in questa sua controversia. Io l'avvocato faccio e devo servire i miei clienti. Qui si tratta di appropriazione indebita, diffamazione, estorsione, minaccia a mano armata, ferita, guaribile. Vediamo un poco. Sì. Piano, 15-20 giorni. Piano. La causa è ottima. Don Ferdinando, mi volete dare il biglietto? Il biglietto non lo tengo. E chi ci crede? Chi ci crede? Ci credete voi? Ma che? Ma nessuno. Fategli sposare vostra figlia. A mia figlia sa po' scurda. Ah, vedremo. Ecco qua. Ma fidanzate tu. Vostro marito ha fatto la bravata, ha fiaccato il mio cliente. Oh, veramente? Matrimonio sicuro. Don Ferdinando. Io vi do di tempo fino a domani mattina alle 4:30 e per essere più preciso alle 16:30 vi aspetto a casa del signor Bertolini. L'indirizzo lo conoscete perché una volta era casa vostra. La firmerete voi una dichiarazione a lui che detterò io stesso. Portate vostra figlia e lui metterà una pietra su tutto quanto è successo. Altrimenti appropriazione indebita, diffamazione, estorsione, minaccia a mano armata, ferimento, vi siete rovinato. Come vedete, se mi sparavate era meglio. Vattene, carogna, ti sei una carogna. Ma brucia. Sei pure fortunata, perché prima che entrasse lui qua, io ho scaricato la rivoltella rovinare la mia famiglia, perché sennò io in quel momento ti sparavo veramente. Le cervella polvere, io ti piazzavo una polvere in faccia e ti sparava, ti faceva... mamma mia, ci stai venendo colpa, non ho colpa. Vattene da casa mia, vattene, tu sei l'utente, io per causa tua io perdevo la libertà. Ti stai perdendo la vita. E li ha perduto la vita, che ne fai la vita tua? Li ha perduto.
Non perdere! Ma non... Tu vuoi il biglietto? Io te lo rongo il biglietto. Porca, io te lo rongo il biglietto. Ma, per immaginare una parola a papà, devo dire due paroline a papà. Oi, papà, cazzo il biglietto, questa è la fotografia sua, fatta naturale, questa se la fece sul letto di morte, ricordatelo, guarda. Papà, io ce l'ho un biglietto, ma se i soldi spettavano a me, papà non se ne deve vedere bene. Ma non li fa passare 4 milioni di guai. Ogni soldo è una disgrazia, compreso le malattie insignificanti, le malattie mortali, rotture e perdita di arti superiori e inferiori. Peste e culera, scaenze e fame, freddo e miseria in casa Bertolini fino alla settima generazione, Sanglienne e Cernenne. Mamma mia. Te, vedi il tuo biglietto, te. Date qua, date qua. Vieni, così, traditore. Avete ascoltato il secondo atto di Non ti pago, di Edoardo De Filippo.